ragazzi, e allora siamo al decimo episodio e abbiamo visto nel finire del nono il padre di Atalanta è riapparso. E allora decimo episodio, la figlia di Iaso. Tra le notizie che correvano in quei giorni nella Grecia e che la gente non si stancava di commentare anche durante la cerimonia funebre, alcune più delle altre colpirono e commossero Atalanta, sebbene per ragioni diverse. Entrambe riguardavano Ercole. Il buon gigante, a quello che si diceva, era venuto a capo anche della stravagante pretesa di suo zio, il re Euristeo, a proposito delle mele d'oro delle Esperidi. Stavolta, anzi, Ercole si era mostrato capace anche di usare il cervello, con un'astuzia di cui i greci non finivano di ridere. Qualcuno dunque rivelò ad Ercole la chiave del segreto. Le Esperidi erano figlie di Atlante, il titano che Giove aveva condannato a reggere sulle spalle niente meno la volta del cielo. Se sono figlie sue, saprà dove trovarle, si disse Ercole, e si recò dal titano. Atlante non negò di sapere dove si trovasse il giardino delle mele d'oro, ma non volle rivelarlo ad Ercole. «Ci andrò io stesso», disse. «Naturalmente, se tu, Ercole, mentre vado e torno, sei capace di reggere il mondo al mio posto». Ercole curvò la schiena e disse soltanto: «Su, scaricami questo peso sulle spalle, o lo reggo io o lui schiaccia me, è semplice». Non fu tanto semplice reggere quel peso immane, ma le spalle di Ercole non si piegarono. Ed ecco di ritorno Atalante, a cui le figlie avevano donato le mele d'oro senza nulla chiedergli in cambio. «Sei qui», esclamò Ercole sbuffando, «riprenditi presto la tua roba e dammi la mia». Ma Atlante non la intendeva così. Era troppo contento di potersi riposare un poco dalla sua eterna fatica. «Senti», disse, «le mele a Euristeo gliele porterò io, e io stesso. Tu aspettami e non ti muovere». Fu allora che Ercole, per la prima volta in vita sua, adoperò il cervello. «D'accordo», sbuffò, «però abbi pazienza un momento. Riprenditi il carico, giusto il tempo che io possa farmi un cuscino da mettere sulla spalla, altrimenti le ossa si spezzeranno e il cielo cadrà a catafascio sulla terra. Figurati la contentezza di Giove». Atlante abboccò, senza nemmeno aspettare il tranello. Ercole gli ricaricò sulla schiena la volta celeste, raccolse le mele d'oro e se la diede a gambe, senza voltarsi indietro. Durante il viaggio di ritorno udì i lamenti di Prometeo, incatenato alle rocce del Caucaso. Ercole non era tipo da passare oltre senza fermarsi. Catturò l'aquila che si recava, come ogni giorno, a tormentare il fegato del donatore del fuoco e le strappò gli artigli, spezzò le catene di Prometeo e si mise in cammino, soddisfatto. Atalanta riconobbe in queste notizie il suo amico generoso e semplice. Nel suo cuore disse: «Non c'è viltà, egli mi sarà sempre caro». Le notizie che la rattristavano giungevano dai boschi e le narravano che Diana aveva punito atrocemente due delle sue compagne, troppo orgogliose della loro bellezza. Titana era stata mutata in una cerva, Callisto in un'orsa. Atalanta si ricordava dell'una e dell'altra, le aveva amate, aveva giocato e cacciato con loro. Ma perché Diana doveva essere sempre tanto spietata? Fu in quell'occasione che Atalanta decise: non sarebbe più ritornata alla vita dei boschi, non avrebbe più ripreso il suo posto accanto a Diana. La dea del resto l'aveva lasciata libera di scegliere. «Ho scelto», disse Atalanta, «rimarrò tra gli uomini. Io appartengo al mondo di Meleagro, di Ercole, di Teseo. Non è un mondo senza ombre, non mi sarà sempre facile resistere al desiderio di fuggire lontano dai suoi intrighi, dalle sue crudeltà, ma il mio posto è questo. Gli uomini sono miei fratelli». Questa decisione le richiede la calma, una calma che le fu preziosa nel corso dei giochi funebri. Atalanta gareggiò alla pari con i migliori eroi di Grecia. Nessun'altra donna all'infuori di lei venne ammessa alla gara di tiro con l'arco. Essa sconfisse uno dopo l'altro i migliori tiratori.
Da ultimo, rimasta sola in gara di fronte a Peleo, batté largamente anche lui, suscitando l'ammirazione di tutti i greci. Ma quando mai si era vista una donna tanto forte, tanto abile? Ma la cosa più meravigliosa era che a tanta forza andava unita una grazia senza pari. Atalanta vestiva ancora da ragazzo, portava i capelli corti per essere più libera, ma anche gli occhi più critici dovevano ammetterlo. Essa era bella, e ancora più bella la rendeva la sua fierezza. Dopo il trionfo, tra la folla degli ammiratori, ecco farsi largo Teseo. Il principe di Atene aspettava ancora la risposta di Atalanta alla sua offerta di unirsi a lui nella spedizione che avrebbe guidato verso Creta, dove lo attendeva la lotta con il Minotauro. Ma ancora una volta la risposta gli fu rubata. La folla si stava dividendo per lasciar passare un vecchio dal portamento regale, con un'ansiosa curiosità dipinta sul viso. Vederlo e sentirsi punta da un misterioso dolore fu per Atalanta la stessa cosa. «Chi è quel vecchio?» domandò ai vicini. «Chi sei tu, figliola?» le domandò il vecchio con voce tremante. Il tuo nome è Atalanta, un nome famoso in tutta la Grecia, ma nessuno conosce il nome di tuo padre e di tua madre. E ciò è strano, molto strano. Si dice che tu sia cresciuta nei boschi, che un'orsa ti abbia allattata. Ma se il cuore mi dice il vero... Atalanta si frugò tra le pieghe della tunica e ne trasse un piccolo braccialetto d'argento. «Non so perché io te lo mostri», mormorò. «Nessuno l'ha visto prima d'ora. Era appeso al mio polso quando ero bambina e un'orsa era mia madre. Poi si fece troppo stretto e io me lo tolsi, ma l'ho conservato sempre. Guardalo, forse tu potrai leggervi chi sono». Il vecchio prese il braccialetto tra le dita tremanti, lo osservò per qualche istante, poi cadde in ginocchio, esclamando: «Tu sei la figlia di Iaso re, ed io sono il tuo padre sventurato. Io ti volevo morta, accecato dall'orgoglio, ma ringrazio gli orsi e le fiere che ti hanno fatto da padre e da madre. Se puoi, perdonami». Atalanta si chinò per rialzarlo e lo abbracciò. Sul suo volto comparve una tenerezza sconosciuta. Teseo comprese in quel momento che Atalanta non avrebbe seguito nella sua nuova impresa e, senza farsi notare, si allontanò. Il giorno dopo partì per Atene, ma i suoi pensieri erano già oltre Atene, di là dal mare, verso Creta. La sua partenza liberò Atalanta dall'obbligo di scegliere tra l'avventura e la casa paterna. Sarebbe stata una scelta difficile. «Meno male», si disse Atalanta, «Teseo ha scelto per me. Riconosco ancora una volta la sua saggezza. La mia impresa stavolta sarà di assistere e consolare un padre stanco e ammalato. Egli non deve rimproverarsi più di avermi abbandonata. Dopotutto, se fossi cresciuta al sicuro nella sua reggia, tra i giocattoli, le favole delle serve, ora non sarei che una qualunque principessa capace soltanto di cucinare focacce e di ricamare coperte e tovaglie. Forse saprei usare l'ago, ma non certo l'arco. E non avrei conosciuto Meleagro, Ercole, Teseo. Cosa saprei degli uomini? Nulla». Pensando a queste cose, stringeva affettuosamente il braccio del padre, ma non gli fece mai domande imbarazzanti. Non gli chiese nulla di sua madre, per esempio, per non fargli dolore. «Ho un padre, ho una casa», continuava a ripetersi dentro di sé, e quelle parole avevano un suono che la inteneriva. Era vivo ancora, sebbene assai vecchio, il servitore che l'aveva rapita dalla culla ed esposta sulla montagna. Il poveretto si inginocchiò davanti a lei e non finiva di baciarle i piedi. Tutto il popolo le fece accoglienze festose ed affettuose. Era un piccolo popolo di un piccolo regno, una famiglia appena più grande.
Dopo di aver tanto sentito magnificare le imprese di Atalanta, quei montanari scoprivano che Atalanta era una loro concittadina, la loro principessa. Essi si guardavano l'un l'altro con stupore e con gioia, come se fossero cresciuti di un palmo. Al prossimo episodio, all'undicesimo.